Buongiorno e benvenuti in Te Io Ci Sto. Letizia, l'ultimo che riguarda il libro di Letizia, lo racconteranno i relatori e l'attore che leggerà. Che cosa rappresentare? Io vi devo assicurare solo su due cose. La prima, ci diamo il tempo per la lettura del libro. Quindi è inutile che scappiate un'altra presentazione perché sicuramente teniamo a tempo. La seconda è importantissima, Letizia ha appena fatto di qui, quindi non vi preoccupate, non scappa dall'altra presentazione. Le cittadine a fare così. Io ci sono, sapete, una libreria particolare, una libreria diversa, io faccio la paura per il libro più fresca e opera veramente fresca così. Pensate, c'è la società del gestore, che è veramente un segno di orgoglio essere socio del gestore, che è un fatto di orgoglio del questo quartiere, è un fatto di orgoglio di questa città, tutto quello che noi facciamo. Vi dico solo che oggi stiamo seguendo tre presentazioni, di cui due in contemporanea. Letizia dell'altra non sa niente perché siamo sempre andati a fare, e poi si è andata anche all'altra. Oggi pomeriggio invece abbiamo Ciro Vivano, che è un attore abbastanza conosciuto, che presenta un libro che si chiama Fiabe Scaricate sulla falsa vita del libro di Speriamo Pionetto. Quindi anche quella sarà una bella presentazione, vi invito qua a venire qui dopo la partita o a seguirla in una diretta fisica. Non vi devo dire altro, fate un bel applauso e lascio la parola. Braccia disarticolate, quello sinistro piegato a un angolo impossibile, gambe flosce come pantaloni stesi ad asciugare, la testa girata di profilo sulla spalla destra, adagiata in una piccola pozza di sangue. Il selciato del vicolo stretto era ingombro di scooter posteggiati. Davanti all'uscio dei bassi, sedie e piante rigogliose in vasi di fortuna, eppure. Il corpo precipitato dal quarto piano del caseggiato stava in uno spazio che pareva ritagliato apposta per lui. L'urlo della donna che per prima aveva concepito l'orrore per il rumore sordo e liquido che aveva svegliato, spingendola a precipitarsi fuori dal basso, era stato rapidamente risucchiato dal moltiplicarsi di altre grida, voci indistinte, esclamazioni colorite, passi affrettati, a rincorrersi tra le pareti dello stretto budello, salendo al cielo ma sostando a ogni piano, incluso quello dal quale era precipitato il morto. Era un uomo, vestito in maniera ordinaria, quasi trasandata, se non fosse stato per la marca ben in vista sulla maglietta e per l'orologio al polso, un Rolex autentico, una nota stonata per la sua incongruità con il contesto. La barba corta non era stata rasata quel giorno, il taglio di capelli era certamente fresco di barbiere. Il morto era stato un vanitoso, abbastanza giovane, non arrivava a 50 anni, lo conoscevano tutti nel microcosmo del quartiere, che è una porzione di città, eppure è mondo a sé. Il suo nome cominciava a circolare tra gli spettatori del macabro spettacolo. I quartieri sono la fotografia più realistica di una metropoli che stenta a riconoscersi male. Quel labirinto vivace ed affascinante, impreso di storia e tradizione, è testimone di un passato ricco, complesso, che risale all'epoca del dominio spagnolo nel XV e XVI secolo, rimanendo però nel corso dei secoli simbolo di un'identità perennemente oscura. Neapolis, la città nuova che rimane oppressa dai vecchi mali, eppure guarda il cielo là in alto, sopra il vicolo. Un suono simile al ronzare di mille api frenetiche si compattò nella diatriba del primo mattino, perché ognuno degli appartenenti a quel popolo traduceva in fretta a parole i propri pensieri. All'improvviso però ci fu un vuoto, una specie di parentesi. Si aprì e si richiuse intorno ad una figura sottile che si slanciò all'esterno della palazzina, raggiungendo con decisione il corpo immobile. Uno dei testimoni della caduta aveva già provveduto a verificare se ci fosse ancora vita nell'uomo precipitato, comprendendo all'istante che l'impatto era stato troppo violento per lasciargli qualche speranza, e aveva chiamato i soccorsi. L'ambulanza stava arrivando, si sentiva l'ululato della sirena in difficoltoso avvicinamento. Sarebbe cominciata a breve la grottesca dinamica di spostamento degli intralci al suo ingresso nella stradina. E ad ogni modo non c'era più fretta. La morte era già venuta a prendersi uno di quei clienti quotidiani.
tutto il resto potevo aspettare, ma non altri, almeno quelli che stava versando in silenzio, la giovane donna in ginocchio, vicino al corpo fracassato. Era la moglie di Giacomo Rinaldi ed aveva molte buone ragioni per piangere. Permettetemi di dire che con orgoglio, insomma, ha letto questo inizio del mio romanzo Fabio Brescia, amico per prima cosa, attore straordinario, speaker, cantante, devo dire che insomma mi ha fatto un grande regalo. Adesso lo dobbiamo salutare per forza perché deve insomma andare a teatro e grazie, grazie veramente. Grazie a voi. Grazie. Io oggi pomeriggio recito al centro di Scarabata con due spettacoli alle 5:30 delle 9, perché ragazzi è 10:30 affluenza, quindi devo andare a fare la prova col tecnico e vi chiedo scusa se abbandono così presto. Grazie. Grazie Fabio. Comunque lo vediate, andate a vedere a terra, perché è veramente una cosa bellissima. Basta, mi lancio. Buongiorno a tutti, benvenuti da Io ci sto, io sono Serena Venditto e scrittrice, amica di Letizia, orgogliosissima membro di Io ci sto, e insieme a Ciro Sabatino, che è la grande mente del giallo a Napoli, questa secondo me è la definizione migliore della tua meravigliosa attività, ideatore del festival del giallo città di Napoli, e insieme vi porteremo tra le pagine di Non si uccide il passato di Letizia Vicedomini, edito da Mursia. Io vi lascio i tempi tecnici, voi sfruttateli a dovere. Lascerei subito la parola a Ciro per una prima impressione stampale di questo romanzo. Buongiorno. Dunque, è difficile, come dire, entrare nelle pagine, nelle parole, nelle righe di Letizia per una serie di vabbè, a parte il fatto che insomma, ci lega una conoscenza antica, di intrecci, di cose che sono accadute negli anni passati, cioè, e forse questa cosa mi ha permesso di leggere di Letizia, quindi di conoscerla, anche come scrittrice, perché poi conoscere il percorso di un autore è una cosa importante. Allora è chiaro che si legge negli anni come evolve la scrittura di una persona e si capisce che c'è un solco che in qualche modo è stato tracciato e un obiettivo da raggiungere. Allora è questo che leggendo il libro pensavo che di solito noi facciamo una cosa un po' superficiale, no? Legata al giallo, cioè non ci chiediamo mai realmente come si colloca poi un racconto all'interno del grande contenitore della letteratura di genere, del giallo. Questa cosa molti scrittori la rifiutano, no? Rifiutano le etichette, che pensano, se proprio al negozio, tipo molti scrittori dicono le etichette, i generi non esistono perché poi li decide tu librai, cioè nel senso che tu decide dove metti il libro e in quel modo nasce il genere. Invece no, il genere letterario è una cosa importante che serve ed è una forza di operazione maggiore rispetto a che si possa avere con un nome. Per un lettore, cioè vivi che cosa si sta per comprare e portare l'operazione che avete fatto voi con il COSI, per esempio, è un'operazione fondamentale, perché io voglio leggere quel tipo di letteratura di genere. Allora la domanda era, ma Letizia, come la inseriamo all'interno di questo variegato mondo, soprattutto del giallo napoletano? E allora lì ho pensato che fosse una idea ce l'avevo, ed era una cosa che stavo seguendo da tempo pensando ogni tanto a uno scrittore amato. Allora, se c'è una persona che probabilmente ha ripreso il percorso aperto 100 anni fa da Matilde Serao, è Letizia Vicedomini, perché Letizia Vicedomini in qualche modo appartiene ad un come dire, ad una scrittura che viene dalla letteratura popolare, dal romanzo popolare, cioè
e non è una giallista e basta. Lei ha un percorso delle emergenze, delle esigenze forti, quelle di raccontare delle storie, di raccontare dei dolori, di scavare dentro i personaggi, che non significa, attenzione, semplicemente noir, semplicemente nero, semplicemente differenza tra il chi e il perché, cioè. No, il giallo all'interno delle opere di Letizia appare, no? Sono tante lucine che in qualche modo si vedono, ma intorno c'è una storia infinita e poi ogni tanto ti accorgi che c'è qualcosa, no? Il male che è intorno, cioè, ma il male è l'ultima cosa, perché poi c'è il dolore prima, sono le solitudini, ci sono gli insegni familiari, cioè voglio dire, noi col giallo giochiamo a pensare che il male è solo prendere una persona e sparare. Il male è tutto il primo, no? Il male è quello che un uomo può fare con una donna, il male è quello che un genitore o i genitori possono fare a un figlio, il male è quello che si consuma all'interno di un inferno interno. E poi tutto quello che è dopo, cioè il giallo, la detection, il cercare, è veramente roba che cioè rischia certamente di diventare un esercizio. Letizia non lo fa, Letizia non cerca l'esercizio da giallista qualsiasi, Letizia scherza. E a proposito di nascite, ti volevo chiedere, per me è sempre la domanda principale, la prima, la scintilla. Un uomo viene sparato e precipita contemporaneamente dal balcone di casa sua. Come è nata l'idea? È nato... come dire, è nato il caso, è nata lì, non hai avuto l'immagine di questo che precipitava o tutto il background che veniva via? E in tal caso ovviamente puoi essere soltanto molto elusiva nella risposta. Diciamo che principalmente è interessante poi confrontarsi con chi scrive, no? Come te, perché vedi come nascono le cose a te e come nascono alla collega che ha scritto i libri allo stesso modo. Allora, in questo caso spesso mi capita un frame, cioè quindi un'immagine oppure una frase, una parola, e da lì si sviluppa la storia. Questa volta la storia principalmente è nata per una sorta di liberazione dalle paure, cioè io ho avuto, e tutti lo sanno, qualche anno e mezzo fa, problemi all'occhio, quindi distacchi di retina e parecchi interventi insomma in sala operatoria. Quindi la prima cosa che è nata è questa voglia di parlare di quella esperienza catartica, proprio nirvanica, io là sotto, e quindi l'ho fatta vivere al mio commissario, che poverini personaggi risentono di quello che passiamo noi che li scriviamo e li raccontiamo. Da lì poi, quindi, inserendo questo personaggio, che è una delle infermiere che lo accudisce insomma in questo percorso in ospedale, è venuto fuori poi il principio di voler parlare di qualcosa che fosse accaduto a questa diciamo donna, ma mi piaceva l'idea che Martino lo avesse colto semplicemente attraverso un'inclinatura della voce, perché poi lui sotto diciamo la lente di ingrandimento e il bisturi del chirurgo, lei con mascherina e cuffia in realtà non si erano visti benissimo, ma la voce di Virginia che dice qualche parola semplicemente mi fa attivare questa curiosità. Quindi mi piaceva anche soffermarmi sull'importanza di quello che viene fuori attraverso la comunicazione non verbale. Detto questo, siccome a lei poi ho attribuito, perché poi le storie nascono da sole, insomma noi ci limitiamo a raccontarle in qualche modo, volevo che questo marito di questa donna morisse in maniera abbastanza cruenta, perché lo schifo. E quindi siccome lo schifo parecchio, e allora volevo che morisse. Quindi gli hanno sparato, lui è indietreggiato sul balconcino piccolo di queste case che sono ai quartieri, quindi balconcino molto stretto, ed è precipitato dal quarto piano. E gli stava bene così. Allora, vorrei tornare un attimo su Andrea Martino, perché proprio il fatto che allora, diciamo, tu ovviamente sei partita da un'esperienza purtroppo autobiografica, quella di un'operazione agli occhi, però questa cosa, non so in maniera quanto cosciente, ti ha portato a un modo di raccontare che è molto più sensoriale rispetto al solito. In che senso? Nel senso che
Andrea Martino viene operato, l'operazione riesce, dopo deve tornare, no? Viene dall'ospedale, accudito dalle sue donne, dalla moglie, dalla famiglia, dai nipoti, anche dal gatto, a un certo punto che gli viene regalato quasi come se fosse un piccolo infermiere peloso che lo segue dappertutto. Non potendo vedere, o comunque non vedendo bene, è come se, come si chiama il supereroe che non può vedere, Daredevil, è come se attivasse tutti gli altri sensi, ed è quasi dotato di una specie di superpotere, nel senso che lui coglie sfumature nelle parole, nella gestualità, anche nelle cose che gli vengono riportate da poi le persone che lui manderà fino a commissario in pensione, tutto quello che lui viene a saperlo ovviamente per vie traverse, non in maniera non sempre ufficiale, anzi mai ufficiale, più ufficiosa che mai, però è come se lui attivasse un nuovo modo di percepire la storia e i frammenti in cui la storia si è spezzata e la leggesse in maniera più consapevole. Lui sa che deve fare a meno di un senso, attiva tutti gli altri, e quindi questa forse è incredibilmente l'indagine di Andrea Martino in qualche modo più coinvolgente, più ricca di suggestioni che non vengono semplicemente da interrogatori, notizie, eccetera, ma da lui così che si è accolto dall'indagine. Ci vuoi parlare di Andrea Martino? Perché lui è protagonista, in realtà è compare in vari romanzi, in maniera a volte anche, come cameo quasi, penso all'era nessuno, a Nero, ma poi ha cominciato una serie in cui appunto lui è proprio il protagonista. Ce lo volevo raccontare questo commissario buono e la sua evoluzione? Molto volentieri, perché io insomma gli voglio molto bene, come poi è accaduto a tanti dei lettori. Andrea è nato con Nero, che era una ballerina, ma in maniera proprio marginalissima. Sul finale di questo romanzo è apparso questo commissario che stava per andare in pensione. Mai avrei pensato che poi entrasse nella mia vita in maniera così imponente, perché poi andando avanti la storia successiva, comunque, che era Notte in Bianco, l'ha visto un po' più protagonista. Poi invece Lei era nessuno, lui segue parallelamente questa indagine, ma non incontra mai la donna protagonista del romanzo. Mi è piaciuto comunque per i fuori che ogni volta avesse un tipo di coinvolgimento diverso. In questi, diciamo, della trilogia, ormai con Mursia, dalla ragazzina d'Agno in poi, c'è sempre più una sua presenza proprio da protagonista, ma nel senso che è lui che muove le fila delle varie indagini pezzotte che gli vengono affidate, ed è lui che ogni volta mi aiuta a tirare fuori qualcosa di nuovo, cioè delle riflessioni sulla vita, sul mondo, sulle persone. Hai ragione nel dire che questo è quello più sensoriale, perché in realtà in altri romanzi avevo individuato qualche portatore del messaggio che quando non si ha un senso allertato gli altri servono. In un romanzo c'era un non vedente, in un altro un ragazzo che comunque non parlava, c'era Demone, la ragazzina d'anno. Quindi mi sono sempre soffermato su questo fatto che quando siamo al 100% delle nostre potenzialità come macchina umana, intendo, abbiamo un modo di approcciare la vita. Quando invece qualcosa si ferma, si intoppa, per fortuna ricorriamo a tutto il resto, e questo ci fa cambiare anche un po' la prospettiva delle cose. Io ricordo sempre un saggio che si intitolava Il pensiero laterale, che diceva appunto che le cose devono essere guardate non soltanto in maniera proprio dritta da A a B, ma anche spostando la prospettiva. Quindi lui in questo caso sposta di molto la sua prospettiva, perché appunto ridiscute tutti i suoi sensi e soprattutto mette in discussione un po' anche la sua vita, quello che ha fatto fino a quel momento. Lì c'è anche un discorso di età che avanza, e anche questo mi è piaciuto sottolineare, perché il tempo che avanza è un po' una cosa che penso da sempre, però il tempo che passa
deve essere risorsa, tesoro e non insomma rimpianto. Quello dovrebbe essere il modo di approcciarlo. A me poi piace particolarmente Andrea Martino, perché non è un commissario tormentato, non è un detective maledetto, no, di quelli là, io li chiamo i commissari vedovi, cioè quelli che stanno, hanno la, mandano residui di pizza congelati, non hanno mai niente nel frigo, poi non capisco perché no, cioè quelli che hanno tormenti interiore non posso fare la spesa. Sono sempre, litigano sempre con i superiori, non rispettano le regole. Lui invece no, cioè lui è un uomo risolto, felice, ha una moglie che lo adora, che non ha mai pensato di tradire, è una persona ironica, felice, ha una bella figlia, dei nipoti, cioè è una persona, come dire, appagata, risolta, felice. Questo non impedisce assolutamente di essere un buon detective, al contrario, cioè proprio il fatto che sia così, che abbia una vita così serena, poi tutti abbiamo i nostri muscoli, no? Anche quando siamo, abbiamo un ambiente tutto più o meno si incastra bene, no? Però anzi, forse lo porta anche a cercare di portare l'ordine della giustizia che lui ha nella sua vita, dove invece non c'è, soprattutto forse in questa storia in cui c'è un retroscena, cioè non è facile trovare un giallo in cui sono tutti contenti che la vittima è morta, cioè come quasi quasi si direbbe, vabbè, l'importante è che sia morto, poi si trova il colpevole, vabbè, lo facciamo perché l'anno fa, però quasi quasi lo troviamo per ringraziarlo, perché questo era non niente, diciamoci la verità, un truffatore, cominciava in droga, in armi, picchiava la moglie, lo sapevano tutti, trattava male il figlio, lo sapevano tutti e nessuno parlava, difeso da questa madre orribile che si ritrova personaggio che dentro la cosa è stabile, cioè il fratello più o meno, diciamo, si tira indietro rispetto all'appoggio a questo gioco. E quindi il fatto di essere così, di essere buono, di essere solido internamente, lo porta a riportare un equilibrio. Quello che lui fa per trovare l'assassino è semplicemente, secondo me, per chiudere un cerchio, ma forse per lui non lo dice mai chiaramente, ma si legge tra le righe, la morte di quest'uomo è quasi un atto di giustizia divina, no? Sei d'accordo, Circe? Sì, ma sono così d'accordo che dico anche che questo aspetto qui apre una serie di territori che hanno a che fare con quello che dicevo prima, cioè Letizia con questo personaggio ritorna per esempio nella Golden Age del giallo, no? Cioè se ci pensi è oggi che ci stiamo dimenticando che si può avere una vita normale. Non so, poi immagino sì, mio nonno, no? Immagino la moglie di Maigret, cioè, immagino quelle atmosfere, quei tempi, però ti dico anche di più, al di là del fatto che comunque questi personaggi erano molto più presenti negli anni 30, 40, 50 ed era bello, no? Perché non c'era bisogno di costruire per forza dei disagi, come dice Serena. Però c'è una cosa che sai che appartiene moltissimo e che ha a che fare con queste cose, cioè questo è un personaggio eduardiano, cioè, ma è eduardiano anche nei modi con i quali costruisce le sue scene, perché non so, la sala d'attesa dell'ospedale, i luoghi dove l'incontro a tre a tavola sono delle scene teatrali, cioè voglio dire qui forse in questo romanzo è la prima volta che tu in qualche modo metti dentro un altro pezzettino della tua vita del teatro e soprattutto che è un teatro che noi conosciamo bene, che riconosciamo bene, cioè il teatro di Eduardo, con i tempi di Eduardo, con le atmosfere, i colori di Eduardo, cioè. Guarda, Eduardo fa parte così tanto della mia vita che proprio sarebbe stato veramente impossibile non tributargli qualcosa o comunque non aver appreso qualcosa. A casa mia, dai miei genitori, insomma, letto, visto in TV da sempre,
poi ci sono stati degli episodi che mi hanno segnato tantissimo, cioè io adoravo lui, poi chiaramente non ho fatto in tempo a conoscerlo, ma ho di riflesso adorato il figlio. Quando lavoravo alla radio a RTL, insomma, ho fatto una serie di interviste per il teatro, vado a conoscerlo e gli porto, all'epoca era uscito semplicemente quello che tu hai, che era Nella memoria del cuore, questo primissimo libretto scritto da me, dedicato a mio padre, e quindi io gli porto questo libro e gli scrivo a mio padre, gli scrivo e al suo, che ha segnato la mia vita. Lui, quando entro nel suo camerino, non c'entra niente con quello che stiamo dicendo adesso, però è uno di quei ricordi, secondo me, sai, quelli indelebili per tutta la vita. Io entro con questo libro al petto e lui mi guarda e guarda il libro. Cioè la cosa che mi colpiva era questa, era interessato a quello che io stavo per dargli. Cioè quasi non mi guardava, cioè, io sono nella radio, così dove le ho portato, ah sì, e quindi la prima cosa si prende questo libro. Lo inizia a guardare mentre io gli parlo ancora, lo sfoglia, come se fosse veramente interessato a quello che gli stavo donando. Quindi quello rimane un ricordo bellissimo, infatti quando poi è mancato Luca, il primo pensiero che ho avuto è stato nella sua libreria, ci sarà anche quello, ed è una cosa bellissima. Edoardo è stato quello che comunque insieme a Pirandello anche, che mi hanno insegnato la voglia e la forza della costruzione psicologica dei personaggi, come entrare nelle dinamiche, perché entrarci per capire delle cose che poi nel giallo e nel noir servono, insomma. Sì, ma infatti, a parte che potremmo coniare, la facciamo stamattina, mi piace pure questo. Ed è vero, però è ovviamente una forzatura, però parlare di Edoardo, raccontare in un certo modo certe cose, significa anche raccontare in un certo modo le città, perché voi sapete, no, il giallo va a braccetto con la narrazione delle città, forse è il genere che più si avvicina alla narrazione di una città, di un luogo. Raccontarlo con questa lente, con questo registro, con questa, come dire, suggestione eduardiana, significa ovviamente raccontare una Napoli che mi piace moltissimo, è la cosa più bella del, veramente il romanzo è il modo con cui la raccontiamo. Tu che non sei, diciamo, non ti muovi in questa città quotidianamente, no? Grazie. Ma forse il modo migliore, secondo me, per guardarla e raccontarla, cioè vedere la lente dal punto di vista dell'osservatore del passeggero, quando ti innamori di una persona, no? Allora se tu l'hai scelta e la ami, ne vedi anche i difetti e ne parli e li accetti. Molte volte invece la madre, quindi chi vive qui ed è di Napoli, non riesce ad accettare, a guardare con una certa razionalità la madre, ecco, questa è la differenza, sì. E si sente in qualche modo obbligato a volerle bene, invece chi l'ha scelta ha uno sguardo diverso, più anche più indulgente per certi versi, che la perdona, cioè per me che sono napoletana, vivo a Napoli e racconto nei miei romanzi storie ambientate a Napoli, io ho comunque scelto narratori non interamente napoletani, cioè anche mezzi napoletani così, perché ovviamente per me che ci vivo, Napoli è un fidanzato carognone ma bello che non riesce a lasciare, che vive bene, che un giorno ti fa arrabbiare, che il giorno dopo, cioè quello che se fosse veramente un fidanzato lo lascerei, tutte le amiche ti dovrebbero rilasciarlo, essendo la tua città un po' ti incazzi, un po' nel futuro, un po' dici però si bene stamattina, vabbè, che devo fare, resto qua. E invece lo sguardo di chi ha scelto di esserci, di restare, infatti lo volevo dire, Fabio se ne è andato, ma non è che voglia in qualche modo. No, sai che stavo guardando, scusate, ma vista l'ora mi era venuto in mente che insomma volevo leggere una piccola cosa che riguarda la cucina. Che è una parte, perché poi Napoli, voglio dire, come tutte le città che in qualche modo diventano personaggi, è fatta di tante cose, è fatta di discorsi, di paesaggi, di rumori, è fatta anche e soprattutto di sapori,
non esagerare, perché qua c'è la grande. Però mi piace questa scena in cui c'è questa piccola trattoria, insomma, Spacca Napoli, dove Andrea va a mangiare con il suo, diciamo, successore, nonché amico, nonché, insomma, si può dire quasi figlioccio, che è appunto è il commissario che l'ha succeduto a Materdei, e con Schietillo, che è invece quello incaricato dell'indagine, e va dalla trattoria che lui si sente da Lelluccio. Il posto dove Lelluccio li aveva collocati era strategico e riservato ai clienti speciali. Un tavolino incastrato tra la porta a vetri che dava sul vicolo movimentato e la parete divisoria della cucina, defilato quel tanto da garantire spalle coperte e una visuale ampia sia sull'esterno sia sulla piccola saletta. L'arredamento della trattoria non mancava di deliziosi dettagli, pentole in rame appese al muro, tovaglie rustiche, mensole stracolme di oggetti che provenivano da case vere, non ricostruite ad arte. I piatti stessi in ceramica massiccia erano diversi tra di loro, testimoni muti di pranzi antichi che raccontavano le domeniche in famiglia e poi le feste comandate intorno a un tavolo grande. La forza di quel minuscolo ristorante era l'aria vissuta, quella che molti dei frequentatori avevano perso del tutto nelle proprie abitazioni, sempre più spesso diventate solo dormitori. Andrea non aveva di queste mancanze, però apprezzava appieno il gusto di sentirsi come a casa propria, in compagnia di amici che condividevano, o lo avevano fatto fino a pochi anni prima, vite molto simili. Luigi Schierillo convolava per la possibilità di mostrare le proprie capacità culinarie, estorcendo al cognato la possibilità di usare i fornelli. Lelluccio soffriva sempre un po' nel cedere lo scettro in cucina, ma del marito della sorella si fidava ciecamente. Mentre gli ospiti scambiavano qualche chiacchiera seduti al tavolino, mangiucchiando tarallucci accompagnati da vino rosso, Schierillo in versione Masterchef terminava la cottura di una pasta e fagioli che poteva andare davanti al re. Mantecata al punto giusto, cremosa e piccante, la servì lui stesso, orgoglioso alla maniera di Cornelia, madre dei Gracchi, che presentava i figli come i suoi gioielli più preziosi. Questa pasta va gustata in rigoroso silenzio, decise Michele brandendo il cucchiaio, immediatamente imitato dagli altri due. La munzaglia, pasta cotta e mischiata, rendeva il tutto denso e compatto, regalando a ogni boccone una consistenza variegata per via dei formati differenti, mentre i fagioli cannellini si erano sfarinati per la lunga cottura. Un'esperienza quasi mistica per i tre buongustai, legati alle tradizioni della propria città, cresciuti con la cucina casereccia delle madri impressa nel DNA. E buona tutti. E da limite. Allora, c'è un'altra cosa. Ok, la farei. C'è un altro aspetto di questo libro, che forse è quello che ho amato di più, e che in realtà questo libro si svolge su un doppio binario, quello del presente e quello del passato. Perché un giorno arriva a casa di Andrea Martino un plico con un diario. Questo diario, questo viene detto subito, in realtà non vado oltre pagina 50 come il mio costume quando parlo di un giallo. In questo plico c'è un diario e delle lettere di una donna, Valentina, che ha conosciuto molto bene, forse troppo bene, diciamo, il nonno di Andrea Martino, che si chiamava come lui, commissario come lui, e integerrimo dalla vita, dalla carriera immacolata come quella di Andrea Martino, su cui però dopo la morte e a causa delle circostanze della morte, su cui si sono addensate delle ombre, e la testimonianza invece di questa donna, di questa Melina, che sono i nipoti che scrivono a Martino, perché lei è morta da poco, possono fare luce su questa vicenda. Quindi in realtà c'è la storia di Andrea Martino, la storia del nonno Andrea Martino, che, diciamo, viaggiano in qualche modo parallelamente, a volte sembrano quasi parlarsi tra di loro queste due storie, tra cui si
tipico, non so, quanto tempo c'è, 60 anni, più o meno, con la cronologia si messa abbastanza male, però insomma sono una 60 anni. Tu hai quindi creato la tua fortuna dal punto di vista dello scrittore e aver potuto creare un altro Andrea Martino, cioè è come se fosse una specie di reboot, no? Cioè hai avuto la possibilità, che non tutti possono avere, di raccontare un altro Andrea Martino che ha qualcosa in comune con il nipote, ma che ovviamente non è il nipote, perché non è il nipote e perché è vissuto in un periodo diverso rispetto al nipote, è come se fosse un mondo parallelo in realtà, se ti stai raccontando, cioè hai avuto la possibilità di raccontare un tuo personaggio in un altro mondo. E questa è una cosa che ti è venuta in mente da subito, ce l'avevi già, ci sono delle cose, addirittura dei richiami a un tuo romanzo che non è un giallo, la dottrina di Seta Rossa, cioè una parte a Sorrento. Di cui è bello che quando le storie si toccano, no? Perché vuol dire che il tuo è proprio un universo, ed è un universo solido, è un universo ben costruito, perché solo in un universo ben costruito le storie si possono parlare, i tuoi personaggi possono interagire tra loro senza creare confusione. E io vorrei proprio che tu ci raccontassi, perché la storia ovviamente noi la leggeremo, l'abbiamo letta, noi da questa volta l'abbiamo letta, voi dall'altra parte la leggerete sicuramente, ma come hai lavorato proprio a questo piano parallelo? Questa cosa ce l'avevo dentro da tanto, nel senso che a me in ognuno dei romanzi successivi ho sempre fatto qualche piccolo riferimento a quelli precedenti, e appunto per relazioni e per ricordi, quindi del nonno di Andrea io avevo parlato nel percorso giallo, andandolo a ripescare da quella che era la storia non gialla, perché quella è una sorta di saga familiare, quindi pubblicata da Homo Scrivens, quindi questo libro diventa comunque veramente il mio percorso di scrittura, quindi a partire da Homo Scrivens ad arrivare a Musa, quindi mi piaceva anche questo. E in realtà appunto ci sono questi piccoli richiami nei miei libri, ma qui mi andava di proprio affondare le mani in quello che era successo e di parlare della Napoli del dopoguerra. Tra le altre cose, per quelle strane magie che accadono nei processi creativi o nella nostra vita, io vengo, come dire, reclutata mentre stavo scrivendo per recitare uno spettacolo che è Morso di luna nuova, tratto da un testo di Henry De Luca. Morso di luna nuova è ambientato in un rifugio sotto i bombardamenti a ridosso delle 5 giornate di Napoli, quindi io faccio questa vedova che sta sotto al rifugio, ed è stata un'esperienza nel momento in cui io stavo scrivendo estremamente importante anche ai fini proprio dello spessore della narrazione, perché io quando provavamo e poi nelle recite io stavo sotto le bombe, perché le sentivamo e sentivamo questo pathos di correre fuori, dentro, cioè è stata un'esperienza bellissima a livello recitativo che mi è servita per la scrittura. Quindi c'era questa mia volontà di ripescare la mia storia, di parlare del passato, perché secondo me il passato è un elemento estremamente importante della vita che oggi viene ingiustamente trascurato anche nella formazione e nell'educazione delle nuove generazioni, perché oggi ci manca il nonno, la nonna che si mette là e gli racconta i fatti, perché i ragazzini scappano, i genitori che dovrebbero essere il credo union non sono così costanti da dire ma ascoltalo il nonno, perché il nonno ti racconta qualcosa che tu non hai vissuto, non vivrai mai, speriamo, ma che è giusto che tu sappia. E quindi mi piaceva di andare in questo contesto e mi sono divertita veramente a raccontarlo, è stato bene. Poi come dici tu, Andrea Martino senior ha tante cose in comune con junior, ma è anche tanto diverso, insomma. No, infatti che poi ti ha permesso anche un'altra cosa dal punto di vista proprio stilistico, di far raccontare di una pagina di diario, e questo dà un movimento alla narrazione
che è molto interessante, perché noi passiamo da una narrazione contemporanea, raccontata in terza persona, con un dialogo, così, a una narrazione realistica di una Napoli che non c'è più, magari raccontando gli stessi posti, però in maniera vista da un punto di vista diverso, e qua torna il discorso del punto di vista poi, della vista che cambia, quindi è proprio veramente un gioco di specchi tra passato e presente, che si riversa anche nella sapienza della scelta della scrittura. E questo me lo sta dicendo una che fa la docente in una scuola di scrittura, quindi grazie. Perché insomma avere delle conferme anche tecniche è sempre una cosa importante. Io scrivo in maniera molto anarchica, molto di pancia, molto senza metodo, insomma. Ma la festa è mai. Ma allora raccontaci un po' come la vuoi, perché io penso sempre a una cosa, quando uno va a una presentazione del libro non vuole sapere quello che c'è nel libro, perché il libro se lo compra, si legge, cioè a me piace poi sempre sapere quello che è successo prima del libro, accanto al libro, dentro al libro, cioè noi veniamo a casa tua. Sì, che cosa trovate? Che abbiamo la porta senza più fare, ora sono malissimi. Che cosa, in che condizioni ti troviamo? Allora, diciamo, in condizioni molto ordinate, io sono una che comunque in casa ama stare discretamente vestita, nel senso che se passo davanti allo specchio. Sì, no, cioè nel senso sportiva, però non in maniera trasata, perché se io passo involontariamente davanti a uno specchio mi devo guardare, quindi questa è una abitudine che ho da sempre, quindi non la perderò. Quello che troverete è che ci sono in atto delle attività casalinghe, perché il mio tempo è poco, per cui chiaramente magari c'è qualcosa sul fuoco, oppure c'è la lavatrice in funzione, insomma qualcosa del genere, e troverete me seduta alla mia scrivania vicino a ciò dove sto scrivendo, dove improvvisamente poi mi alzo per andare a vedere se la lavatrice ha finito. Poi torno, faccio questo entrare e uscire da quello che sto scrivendo. In maniera, devo dire, fortunata, perché non accade a tutti, io non riesco a non perdere la concentrazione di quello che sto scrivendo. E poi ho sempre delle varie agende o blocco che mi porta mia sorella dal mondo, eccetera, eccetera, dove io scrivo a posteriori le cose. Cioè questo fa molto ridere, perché prima mi segno i dettagli fondamentali, quelli che nella mia testa ho diciamo, costruito, nel mio andirivieni da pendolare, e allora quindi segno personaggio così, vabbè, due o tre parole per quello, questa cosa mi piace, ne parlerò, quest'altro mi sono appunti sparsi. Poi inizio e faccio, scrivo e poi lo scrivo sulla scaletta, capito? Cioè prima lo racconto e poi provo ad essere capitolo 1. Poi ogni tanto c'è che chiaramente ho il rilancio, quindi da dove sto so che potrò nei prossimi due capitoli parlare di quello in quel modo, quindi magari me lo annoto, però non è mai così scaletta schematica, è sempre molto in divenire, insomma, anzi mi incazzo pure quando poi scrivo e poi devo cancellare perché non ho scritto proprio quello che magari ho fatto in quella giornata, quindi la devo, per avere io un'idea di come sta andando avanti, è così. Ti fai la scaletta posteriore. Sì. Una cosa interessante. Sì. Cioè, però tu lo sai, cioè quando cominci a scrivere, tu lo sai che è l'assassino. Sì, anche se in alcune occasioni mi sono cambiate le modalità. Ecco. Sì. Cioè tu sei all'improvviso. No, a me metterebbe un'angoscia incredibile. No. Cioè io devo sapere, capito, che da A a Z. Questi sono i passaggi, poi in mezzo diciamo, anche per te, per esempio, dopo il capitolo 4, dove c'è una scena di ingaggio, il capitolo 5 va alla festa, se io quel giorno devo descrivere una festa, devo sapere che nel capitolo 6 succede un altro fatto, e allora salto il capitolo 4 e vado a scrivere il capitolo 6. No, questo non mi accade mai, anzi mi accade che se avevo deciso per esempio della festa sempre, avrei dovuto parlare di una certa cosa e poi per strada. Io colgo una cosa qualsiasi che mi... Cioè, per esempio, io ricordo, perché altro non me ne viene in mente, ma in Dammi la vita, ad un certo punto io parlo di una metafora dei piccioni che becchettano i rifiuti della città, no? E che quindi diventano un agglomerato che fa anche paura. Io, perché stavo scendendo dall'autobus, li ho guardati a Piazza Dante e ho pensato a questa cosa. Quando sono andata a casa l'ho scritta, e non era prevista,
però la suggestione mi ha spinto, diciamo, a parlarne, e quindi così va. Ciruzzo si sta un attimo a tirare a fame, probabilmente fa il numero uno. Ciruzzo, no, Ciruzzo, ah, lui è Ciruzzo, lui è Ciruzzo. Abbiamo Ciro e abbiamo Ciruzzo. È Ciruzzo. Mi sembrava abbastanza allora, anche perché Ciruzzo lo vedo un po' irrequieto, e lui, diciamo, il nostro ci segnala che è ora di andare. Allora, non so se ci vuole aggiungere qualcosa. No, va benissimo, devo dire, c'è una sola cosa che bisogna dire all'inizio. Se un libro è scritto bene, non è scritto bene, se un libro è scritto bene, e quindi vale la pena di leggere. Grazie. Grazie a te, diciamo, per l'amicizia che ci lega, per il fatto che comunque abbiamo un percorso poi in qualche modo anche parallelo, perché stiamo crescendo insieme, quindi sono stata felice che fosse con me. E grazie a voi di esserci, perché è la cosa più importante. Grazie a Io ci sto. Grazie a te, ci sto. Grazie a tutti, vi lascio a Non si uccide il passato di Felice Domini e di Donna Murphy, facciamolo vedere. Sì. Grazie. Grazie.